La cosa, la cosa che mi interessa di più qui è un'altra, signori miei, da diverso tempo hanno aperto in Italia delle attività commerciali nuove, delle nuove attività commerciali. E sono persone che si sono messe in proprio, rischiano e vendono la cannabis light. Ah, sì, sì, cioè vendono le canne leggere. Qualcuno dice sono delle fake, e altri dicono no, va bene, ci accontentiamo di questo. Comunque chi se ne frega, chi se ne frega, hanno aperto degli esercizi commerciali nuovi. Invece in Italia di favorire queste robe qui ci si mette di mezzo, che cosa? No, non è il Consiglio di Stato, è il Consiglio Superiore della Sanità, che dice fermi tutti, fermi tutti. Per noi potrebbero essere pericolose. Ragazzi, avete rotto il cazzo. I ragazzi, se si vogliono fare una canna, vanno dallo spacciatore nigeriano, italiano, napoletano o piemontese, sì, o milanese sotto casa, e se pigliano le canne con 100 volte più potente di quelli che stanno al negozio. Dunque non rompete i coglioni. Adesso ancora non è stato deciso nulla, però è una vergogna. La gente ha aperto questi locali, ha trovato delle nuove occasioni per fare business e per lavorare. Non rompete le balle. Potrebbe essere pericoloso. Ma che cosa è pericoloso? Cosa? Che la gente va sotto casa e si fanno i cannoni? Sotto casa mia io passo ogni santissima sera che Dio manda in terra, pur non essendo io credente, ma è un'espressione che si può utilizzare, e sento un odore di canna che tu manco te ne fai una ragione. Meraviglioso, beato te. Ma no, non me ne frega niente, meraviglioso. No, perché meraviglioso? Scusa, che non è che per senza forza. Senza fumarla magari ma senti questo odore. Sento un odore così, di canna molto forte. Poi, evidentemente comprano anche della marijuana buona questi qua, perché i bar che ci sono lì sono tutti tempestati, dico, perché ogni tanto rompono i coglioni che stanno fuori, no? Fuori dal bar, invadono le strade questi ragazzi, tutti a farsi le canne. Giusto, sbagliato, non è questo il problema è che se uno si vuole fare una canna oggi se la può fare. Non bloccate questi locali che stanno aprendo, vendono una cannabis leggera. E non è nessun, qualcuno dice, poi si abituano, sono l'inizio per un percorso che porterà all'eroina. Ma che è sta cazzata? Cioè, una cazzata spaventosa.